cari amici, benvenuti al nostro consueto appuntamento con il mondo del fantastico e del fantascientifico. Questa trasmissione, infatti, è dedicata ai mondi dell'ignoto e del mistero. Ci porterà sia nel futuro che nel passato, parleremo di novelle di celebri autori e vedremo anche immagini tratte da film importanti e avremo anche qui in studio degli esperti che ci parleranno appunto sia dell'immaginazione che della scienza reale. Ma andiamo avanti con delle scene tratte da un noto film che appunto ci introdurranno al tema di questa nostra puntata. Vi raccomando, gustatevele e allacciatevi bene le cinture perché ci stiamo per tuffare nel mondo dell'infinito. Cari amici, benvenuti al nostro consueto appuntamento con gli Special Fantascienza. Il titolo della puntata di questa volta è appunto Fantascienza e letteratura. Letteratura è ovviamente un tema molto importante nella fantascienza, direi che forse gran parte della fantascienza è nata proprio essenzialmente in letteratura. Letteratura di fantascienza ha avuto inizio, direi, intorno alla fine del 1800, senza risalire a creatori ancora più preistorici, direi, perché ovviamente si parla di addirittura di opere di fantascienza con Platone, la sua Atlantide, con Luciano di Samosata ai tempi della, diciamo, della Grecia, ma mi sembra eccessivo. La fantascienza moderna, quella che praticamente impazza ancora oggi, è nata in Inghilterra nel 1890 circa, quando lo scrittore inglese Herbert George Wells ha pubblicato i suoi famosi romanzi fantastici, appunto i primi romanzi di fantascienza, nei quali tra l'altro questo scrittore ha affrontato un po' tutti i temi che poi sono diventati comuni a questa forma di letteratura. Wells ha scritto infatti La guerra dei mondi, dove c'è la Terra invasa da queste creature diaboliche venute da Marte, prototipo di tutte le storie sul tema dell'invasione aliena. Wells ha scritto sempre alla fine del secolo scorso I primi uomini sulla Luna, in cui ci sono questi due astronauti che vanno sulla Luna, scoprono una strana civiltà, hanno avventure d'ogni tipo, e questo è il prototipo di tutta la fantascienza spaziale, dove poi gli autori si sono sbizzarriti a immaginare viaggi ai pianeti, alle galassie, oltre i buchi neri in altre dimensioni. Fantascienza e letteratura. Per parlare di questo argomento abbiamo qui in studio Sebastiano Fusco, direttore della rivista Scienza 2000, edita dalla Tattilo. A Sebastiano Fusco chiedo subito di parlarci della fantascienza come letteratura oggi. Una volta la fantascienza era confinata, non dico in un ghetto, ma diciamo nel reparto riviste specializzate. Un racconto, un romanzo di fantascienza era presentato chiaramente come tale e si teneva a non mescolarlo con il resto della letteratura. Oggi la situazione è cambiata, il romanzo di fantascienza viene presentato, se è un bel romanzo, come un bel romanzo ed accolto nelle collane di letteratura normale. Questo è un fatto che discende, secondo me, non tanto da una migliorata qualità dei romanzi di fantascienza, perché la qualità più o meno è rimasta la stessa. Penso che sia una questione di abitudine del lettore a non stupirsi più del progresso tecnologico. E con queste ultime immagini purtroppo anche oggi ci dobbiamo lasciare perché la trasmissione è finita. Però ci rivedremo molto presto perché abbiamo molte altre cose da farvi vedere. Vi vogliamo far fare altri viaggi insieme a noi in questo mondo così strano, così particolare che ha la fantascienza, il fantastico. Questi sogni che praticamente ognuno di noi fa perché parte tutto dal nostro cervello e quindi in realtà ognuno di noi potrebbe creare un mondo così strano e sicuramente lo ha dentro di sé. E quindi mi raccomando, ritornate con noi perché vogliamo viaggiare ancora in questo mondo così infinito e così strano. Ciao!